La Juventus, l'amichevole contro la Mantova, c'è un precedente perché l'ultima volta contro successe in Serie B nell'anno post Calciopoli, 6 anni dopo questa partita serve per preparare il derby d'Italia. Dal Mantova alla Champions, dal Martelli all'Allianz Arena, passando per Vinovo, amichevole infrasettimanale contro il Mantova, che adesso gioca in Lega Pro, seconda divisione. L'ultima volta che la Juventus l'aveva affrontato era il 2006-2007, era la Serie B, da Juventus di Deschamps, la Juve. Post scandalo del calcio, a dicembre, l'andata al Martelli è il primo KO di quel campionato, una vittoria che a Mantova non scorderanno mai. 6 anni dopo è di nuovo Mantova, ma solo un amichevole senza i nazionali, per preparare al meglio Inter-Juventus, il derby d'Italia, che dopo quella stagione in B è diventata partita ancora più attesa, con delle sfide che non si possono dimenticare, come la prima vittoria dopo la Serie B a San Siro, in gol Camoranesi e Trezeguet, e la Juve che torna grande alla scala del calcio. È il 2008-2009, un anno dopo sempre Juve contro Inter, e il gol di Marchisio che fa esplodere l'Olimpico. Con quella rete il principino diventa grande. Per poter tornare ad alzare un trofeo, invece, alla Juventus bisogna aspettare. Il ritorno di Conte in panchina è una delle ultime prodezze di Capitan del Piero. Quasi un anno fa, l'ultima di Ranieri, ex bianconero, sulla panchina nerazzurra. L'ultimo successo sull'Inter prima del KO del girone d'andata. Una partita che a Vinovo non hanno dimenticato. L'obiettivo rivincita è vicino. Tocca già sabato, ma prima c'è il Mantova. Per Sky Sport 24, Francesco Cosatti.